Buongiorno, professore. Beh, sono pronti o no i risultati degli esami del corpo di quella ragazza? Calma, la gatta presciolosa fece i gattini ciechi. Ciao. Signorina Carmen. Dica, professore. Dica a Mazzetti di preparare i referti di quella ragazza morta l'altro giorno. Ci abbiamo qui con noi il giudice Bonifazi. Come stai? Bene, grazie. E tu? Sono stanco. Anch'io. Senti, allora mi puoi anticipare qualche cosa su questa ragazza? Aveva due belle dettine quella povera figlietta. No, ora andiamo a sentire, vieni. Ti è passata la stitichezza? Sì, con le prugne cotte. Bella cura m'hai dato. Io sono contro le medicine, lo sai. Adesso ti dico come stanno le cose. Per qualcuno la stitichezza è solo un motivo per passare ore e ore chiuso dentro il cesso, perché il cesso è l'estremo rifugio dove l'intimità combatte l'ultima battaglia contro il grande casino sociale che c'è all'esterno. Omo, dalla merda venivi e alla merda ritorni, grazie al progresso, l'anima dei mortaggi sui. Concordi, giudice? Sì.